16 luglio, ore 10 di mattina, sindaco presenti alla cittadinanza la nuova giunta, il nuovo consiglio comunale. Beh, oggi è un giorno intanto particolare, è un giorno del lavoro del Carmine, è un giorno importante per noi Cattaro, ed è importante che partiamo con questa nuova avventura anche con voi giovani che state mettendo sul vostro sito le notizie su noi Cattaro. La nuova giunta è nata qualche giorno fa, è nata dopo le elezioni comunali da un accordo politico tra nove liste, nove gruppi, ed è la sintesi del lavoro svolto in questi giorni. È composta da giovani e meno giovani ovviamente. Io ho detto in consiglio comunale che la novità, il nuovo deve anche sposarsi deve radicarsi nell'esperienza positiva, se possibile, che c'è stata in questi anni. Ci sono un paio di ragazzi che vedo sempre la parola, giovanissimi, comunque la prima esperienza, Donato Liturbi ha 23 anni, più giovane in assoluto, e anche la prima esperienza come amministratore. Svolgerò un ruolo di tutoraggio in questa prima fase nei suoi confronti, certamente, però è stato anche, la sua indicazione è stata da me voluta anche per un segnale forte verso i giovani, perché non dobbiamo necessariamente fare la trafila completa per giungere a fare gli amministratori di un comune. Poi ci sta Vincenzo Ricciardo, anche lui è un assessore giovanissimo, ha la seconda esperienza, ma la prima è stata brevissima, di un paio di mesi, quindi il normale completamento o l'inizio di un suo percorso politico-amministrativo. E poi ci sono altre esperienze più fresche, come Cicci Santa Maria, che fa il vice sindaco per l'ambiente, una delega che io ritengo fondamentale per quanto riguarda l'attività amministrativa, è una delega su cui ci sono stati punti di criticità della mia precedente amministrazione, dove intendo dare una svolta importante in questo periodo. A questo riguardo, entro nel merito della questione, ambiente significa, non l'ho chiamato igiene come delega, ma proprio ambiente, poi perché riguarda le problematiche legate allo sbattimento dei rifiuti, quindi differenziate non solo, ma la riduzione in generale della quantità dei rifiuti conferita, quindi anche buone pratiche, noi facciamo per esempio adesso raccoglio o altri progetti che vogliamo affinare e portare avanti, ma si lega anche a tutta la vicenda dell'atto, cioè dell'autorità, l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti. Ambiente significa anche energie alternative, quindi vogliamo finalmente dotare gli edifici pubblici comunali di progetto fotovoltaico, e ambiente significa finalmente dotarci di una struttura organizzata per la gestione delle aree verdi, che è complessa, perché le risorse dei comuni sono ormai all'omicino di sgoccioli, e noi abbiamo bisogno di mantenere un patrimonio comunale che è sempre più basso, perché noi Cattaro è una città in piena espansione e quindi ha necessità di dotarsi di un modo di gestire il bene pubblico strutturale. In particolare per l'area verde abbiamo questo problema, si sta pensando ad esempio, come sia per il parco che per la villa che per altre aree anche più piccole, di mettere in sinergia, si dice così, il pubblico con il privato, cioè dare al privato alcuni utili che possono venire dalla gestione di queste strutture e al tempo stesso far caricare sul privato stesso la manutenzione di piccole e grandi aree. Benissimo. L'impegno dei primi 100 giorni? Allora, i primi 100 giorni, intanto da subito sto cercando di sistemare un po' di cose che nella fase di elezioni sono state un pochettino trascurate. E in particolare, adesso avremo la scadenza appunto dell'inizio dell'anno scolastico, e questo significa per noi organizzare, per esempio, un trasloco della scuola materna Calderazzi nel nuovo edificio che abbiamo completato. Quindi un esempio di cose che dobbiamo fare da subito. C'è da sistemare, appunterò la mia attenzione sul completamento della struttura sanitaria a Casa della Salute, in cui i lavori sono in fase di completamento, però ahimè devo capire qual è il termine ultimo entro cui verranno finiti questi lavori che per me sono importantissimi. Questo è l'altro impegno. L'altro impegno è, stiamo mettendo mano all'ampliamento di via Casa Massima, dove una strada di accesso alla città molto importante, tra l'altro abbastanza pericolosa,
vorremmo realizzare almeno fino allo stadio, al campo B, fare un ampliamento importante con illuminazione e pista ciclabile. I lavori sono già iniziati, noi puntiamo a finire entro settembre. 100 giorni, l'altra cosa importante su cui appunto devo la nostra attenzione è l'impostazione della gestione del laboratorio urbano Poletti Spirito. Perché oltre alla realizzazione dell'opera pubblica, la cosa più complicata e più complessa è capire come partirà e come si avvierà e come soprattutto resisterà poi una gestione di questo tipo, perché è un'opportunità importantissima che non possiamo far cadere nel vuoto, perché è un intervento forse unico nella provincia di Bari, un laboratorio urbano di particolare interesse che però i rischi però sono sull'uscio, diciamo. Se non spostiamo lì risorse importanti, corriamo il rischio che questa importante iniziativa possa piano piano scemare. E noi vogliamo appuntare molto il nostro interesse su questo. Qui sono tante altre cose, stanno i lavori in corso della Foglia Bianca, tante opere che erano già partite per quanto riguarda le opere pubbliche, si stanno completando, e altre che partiranno, per esempio altre cose di 500 giorni, per partire le gare per quanto riguarda il centro giovanile al posto dell'ex mercato coperto che verrà demolito, il cine auditorium, gara anche lì, e gli alloggi per le giovani coppie anziani nel contratto di quartiere. Il contratto di quartiere che già si sta realizzando già con i primi interventi di opere pubbliche. Io l'ho detto in campagna elettorale, il mercato è in movimento e quindi non possiamo fermarci, quindi i primi 100 giorni sono relativamente come un traguardo, perché già ci sono molte cose che sono in corso. Altra cosa importante, forse non per tutti quanti, però purtroppo un sindaco si deve interessare, purtroppo, o per fortuna, si deve interessare di questo, le vicende della scuola di calcio, che interessano in genere i sindaci a fine o inizio di mandato, perché a quella scadenza c'è l'iscrizione o meno a un campionato di calcio. Io sono chiamato dai tifosi interessati alla vicenda anche della scuola di calcio, bisogna risolvere anche questo.